Gelaterie italiane in Germania. Adesso vado dai Bertolini qua a Speyer e so già che c'è da ridere perché trovo la signora. Bertolini sono dal 1925. Arroganti! Allora tutti lei? Arroganti! Allora, no! Ti ho detto che il lago di Como è meglio del lago di Garda. No, perché lui è di Varese, dice anche a Como. No, mio amico tedesco. Tedesco lui. Allora lei è la proprietaria ed è originaria di Riva del Garda. Riva del Garda. È lago di Garda. Io gli ho detto Trentino, che... il più bello del mondo! E io gli ho detto che il lago di Como è più bello. Signore, è più bello il lago di Como. No, signore. Il lago di Garda è più bello. Ma lei lo parla il tedesco o no? Sì. La offendi mia mamma. La offendi. Dammi qui. Aspetta. Qui ogni volta che vengo dai Bertolini c'è una lotta. Ascoltami a me, dimmi quando veniva qua Ayrton Senna a prendere il gelato. È venuto nel 1992. Viene dentro un amico di Senna che è là vicino a Monte Carlo l'appartamento, un ragazzo italiano di Heidelberg, e mi dice: prego, ti porto qua Senna. Senna ha detto no, non vado da nessuna parte. Ha detto: una famiglia italiana, una famiglia Bertolini. Allora vengo. Allora è venuto, questo è il suo papà. Sì, questo è il padre di Senna. E questa è la sua sorella, avrà la mia età il suo sorella papà. Sorella e il padre. E la nipote. E gli avevi preparato una torta. Aveva fatto una macchina di gelato. Sì, aveva fatto. La macchina di gelato. Aveva fatto la macchina di gelato. Ma era venuto con anche Berger. È venuto no, anche Nelson Piquet. Anche quello è nelciato in un albergo. Ma Nelson Piquet. Ma Berger ci mi ha detto che. Mi ha detto che è cioccolata. Berger, sì. Perché qui così spiega un attimino, siamo vicini ad Hockenheim. No, ma l'aeroporto è qui. L'aeroporto è qui, ma siamo vicini anche a Hockenheim. Sì, ma tutti l'andano lì. Sì. Non vanno a Hockenheim. L'andano. Sei bravissimo. Da quando c'è la gelateria? Che è successo? 1925. Madonna di Campiglio, lo conosci Madonna di Campiglio? Sì, sì, è di Madonna di Campiglio, 1925. Ma... è il figlio. Oh, i Bertolini li trovate non in centro Speyer, ma li trovate dove c'è il museo della tecnica, andare verso verso lo stabilimento della Mercedes, perché loro sono furbi, voi Bertolini siete furbi, non state in centro. Ma ero in centro sempre. Eri in centro, lo so, però qui passano tutti in bicicletta. Certo, e c'è l'aeroporto. E c'è l'aeroporto. E allora li prendete. L'altro giorno non mangiavo, vieni qua, vieni qua. È venuto qua il pilota, prendo 110, ha preso 35 gelati da mettere sulla hostess, ce l'ha messo sull'aereo e la sono andati a Hamburgo col mio gelato. Perché qui c'è l'aeroporto. Mi ha telefonato il pilota. Vabbè, ma è un aeroporto piccolo. Ma c'è il direttore della BSE, sì, arriva... che partano. Allora spieghiamolo. L'aeroporto che c'è vicino qui a Speyer. Non è vicino, sta a Speyer. Beh sì, ma è qui, è da parte qui. Però non è un aeroporto internazionale. No! È un aeroporto piccolino di voli privati più o meno. Sì, arrivano quelli con i soldi. Tutti i direttori, oppure arrivano i direttori della dottori da Francoforte con l'aereo privato vengono esatto. Qua. E là c'è una bicicletta. C'è una bicicletta e la porta qui. No, c'è una bicicletta. Arrivano quelli della bar. Vieni qua, lui te, vieni qua secondo. Vieni dentro anche tu. Ma lo conosci, conoscete? È mio amico tedesco, Alexander Müller. Ah, Alessandro! Lui era segretario generale del Liberal Conservatori nello Speyer, nel PALS. Poi dopo si è rotto le balle dalla politica e allora mangia solo il gelato. No, non l'ha mica visto chi ha mangiato il mio gelato. Adesso lo mangia, gliel'ho preso. Io l'ho preso. Comunque dai Bertolini io venivo sempre qui quando abitavo Ludwigshafen e ti divertivo. Avevo la gelateria in città, era venuta a fare un comizio della CDU e mio marito era nella CDU. E il sindaco con la Merkel sono passati, mi hanno dato la mano e ho detto che gelato la nascondo, la metta via, non voglio vedere sta roba. Va bene così Stefano. Però caro mio, va bene così. Che c'era brutto tempo. Bravo. E gli ho portato il sole, così la Bertolina è contenta che gli arrivano i clienti. Quando abitavo qui venivo sempre italiani qui. Italiani Sheferze. Allora, quando io abitavo qui, venivo sempre da lei, venivo sempre e stavo sempre qui da te a fare ore e ore di discussioni. Ecco, che mi manca dalla Germania sono le discussioni con te. Meglio il lago di Como che il lago di Garda, non c'è ombra di dubbio. Ma dove? Vai. Sei von Como, sei von Garda, sei scegliete Garda, sei Como Garda. Ne!
vivi in Germania o vivi in Italia? No, io vivo in Italia adesso. In Como? Como ze is besser. Nein! Nein, nein! Nein. Il padre dal 1925 è arrivato, lui è nato nel 34, ha 80, praticamente 85 anni, fa il gelato da quando ha 12 anni, sono 73 anni che è gelataio, Inspire, 73 anni ragazzi, il gelato da 73 anni. Lui ha passato la quota 100, l'ha passata da non so quanto tempo, grande, grande Bertolini. Comunque il gelato è buono da loro, eh.